L'undicesima edizione di Innovazioni, il Festival Nazionale dell'Innovazione organizzato da Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, ha messo in connessione imprese, associazioni e attori della pubblica amministrazione. Si è conclusa ieri la due giorni all'Aurum di Pescara, dove professionisti, studenti, imprenditori hanno avuto la possibilità di incontrare relatori di fama nazionale e internazionale che quest'anno hanno affrontato i temi della mobilità elettrica, di industria 5.0 e dell'intelligenza artificiale. L'innovazione sarà il tema al centro della puntata di Economia Dialoghi sull'impresa in onda domani, lunedì alle 22.30, trasmissione condotta da Giulio Aledmondo. Il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico Luigi Di Giosaffatte guarda ai giovani e al futuro. Ma sono progetti che abbiamo presentato in occasione appunto di questo meeting che è all'undicesima edizione, e sono progetti che riguardano appunto grandi innovazioni di intelligenza artificiale, come il sistema che si chiamerà per noi SMECO, sviluppo della memoria collettiva, che cercherà di aiutare sempre di più i nostri funzionari a dare servizi più incisivi alle nostre imprese associate e a diminuire i margini di errore. E poi abbiamo presentato anche in questa logica di innovazione il progetto Sinext per un hub della conoscenza e per un hub dell'innovazione. Soprattutto c'è stata una grande attenzione da parte dei giovani. Sì, un'attenzione fortissima. L'Hackathon che ospitiamo ormai da anni su questo meeting è un hackathon molto importante, un hackathon che dà risposte a problemi concreti. I ragazzi lavorano per due giorni su questi progetti e presentano proprio i risultati di questo progetto. Devo dire che negli anni molti progetti presentati dai ragazzi, dagli studenti di molte università italiane sono state poi realizzate nelle nostre aziende.